Benvenuto alle colleghe e ai colleghi che stanno investendo parte del loro prezioso, e non è piaggeria, tempo, vista la pressione a cui è soggetta la struttura dell'amministrazione, in maniera sempre più intensa, dedicare il loro tempo ad approfondire questi temi che non io, ma osservatori internazionali ben più accreditati di noi giudicano strategici ed essenziali per il miglioramento non solo delle amministrazioni, ma soprattutto per la qualità dei servizi che tramite le amministrazioni vengono forniti ai cittadini e alle imprese. Grazie quindi per l'occasione, di avere, diciamo, l'opportunità di parlare di quella che è l'agenda digitale della Sardegna con, diciamo, una prima breve nota amministrativa di riepilogo. Il documento fondante della nostra agenda digitale regionale è la delibera di giunta regionale 49-3 del 6 ottobre del 2015. Quindi stiamo parlando di un documento che nasce quasi 3 anni fa, ormai 2 anni e mezzo, abbondanti, che per la prima volta in Sardegna, struttura un'azione complessiva, organica, di digitalizzazione a servizio dell'amministrazione regionale, non solo, anche all'esterno, all'interno di un unico documento, individuando in maniera precisa, le fonti finanziarie. Si tratta infatti di una delibera di giunta regionale plurifondo, comprende tutto, fondi regionali, APQ Società dell'Informazione, fondi FESR, Fondo Sociale Europeo, in particolare con i due obiettivi tematici, OT2 del FESR, che è appunto quello nominato Agenda Digitale, e l'obiettivo tematico 11 del Fondo Sociale Europeo, che è strettamente connesso all'obiettivo tematico 2 del FESR, trattandosi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, anche attraverso, aggiungerei, soprattutto attraverso l'adozione di nuove tecnologie. Piccola notazione, si continua a parlare di nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, non solo della Regione Sardegna, quando in realtà queste tecnologie non sono assolutamente più nuove, tant'è vero che le portiamo tutti quanti in tasca con i telefonini cosiddetti intelligenti che utilizziamo per fare le cose più disparate, dal fare la carta d'imbarco per un volo all'autorizzare un pagamento al nostro istituto di credito. E nell'ottica di noi, se ci vediamo come cittadini, è più facile capire la frustrazione nel momento in cui invece lato pubblica amministrazione, non solo regionale, di cui noi come cittadini a nostra volta siamo utenti, non troviamo analoga rispondenza con un'offerta di servizi con queste modalità. Questo ha dei motivi storici, naturalmente, in Sardegna e più in generale in Italia, che non è questo il contesto di, diciamo, per cui fare un approfondimento, però serve per ricordare l'ambiente in cui ci troviamo, anche se, diciamo, negli ultimi 3 anni in Regione Sardegna sono stati fatti dei grossi passi avanti. Grazie a questa delibera di giunta regionale che ha dato finalmente, e per la prima volta, una visione unitaria a quello che si chiamava Società dell'Informazione, che è la denominazione ancora in essere per la nostra direzione generale, oltre ad affari generali, e i fondi con cui alimentare il dispiegamento, l'adozione degli interventi di digitalizzazione. In questa delibera, ripeto, la 49-3 è stata data alla nostra direzione generale degli affari generali. È stato dato l'incarico di coordinare dal punto di vista tecnico l'agenda digitale della Sardegna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, fra i compiti istituzionali affidati ab origine e anche successivamente nell'azione della Giunta, abbiamo quello di guidare l'amministrazione regionale verso, da un lato, il risparmio, in termini proprio finanziari, e dall'altro verso il miglioramento e la semplificazione dei procedimenti, guidando l'amministrazione ad adottare dei processi più che delle procedure non informatizzate.
Questo compito lo abbiamo cercato di perseguire attraverso l'emanazione di linee guida. Una prima domanda che pongo, alla quale poi ci sarà l'opportunità di rispondere e di replicare in chat, e lascerò alla fine del mio intervento uno spazio per, come dire, dare la possibilità di fare domande e richieste di approfondimento a tutti voi che state seguendo il webinar, con un tempo che apparentemente ancora non ha limitazioni. Vedo che il conto alla rovescia è bloccato sui 75 minuti, io continuo a parlare, perfetto, sono diventati già 50, va bene, e quindi cercherò di, naturalmente, di sfruttare quella finestra per limitare, la mia interlocuzione con voi in termini temporali, lasciandoci comunque uno spazio per la fase finale di domande e di approfondimento. A questa delibera di giunta, la 49.3, ha fatto succedere, diciamo che hanno dato seguito tutta una serie di altre delibere di tipo tematico, quella sugli open data, quelle sulla banda ultralarga, tutte quelle relative ai sistemi di informatizzazione che già erano partiti in amministrazione prima della formulazione di una strategia. Potrei citare il SUAP dei colleghi amici dell'industria, il SIRA dell'ambiente, il sistema dei trasporti che personalmente conosco, tutto il mondo della sanità digitale e tanti altri. Naturalmente in ogni assessorato c'era e c'è attualmente almeno un intervento di digitalizzazione per rispondere nel modo migliore alle istanze di miglioramento che dall'assessorato stesso nascono. Questa, come sappiamo, è la logica della 1 del 77, confermata dalla 31, tuttora vigenti, che però francamente si scontrano con la necessità di ottimizzare le procedure e i processi, evitando banalmente la duplicazione degli apparati informatici. Non ha senso dal punto di vista economico e dal punto di vista organizzativo, gestionale e di sicurezza che ogni struttura organizzativa continui ad avere il proprio server, su cui girano le proprie procedure in maniera separata, sconnessa dalle altre dell'amministrazione e magari, cosa che avveniva fino a ieri, con un sistema di identity management, cioè di identificazione digitale dell'utente fruitore diverso da quello di tutti gli altri. Chiaramente questo non è più sostenibile in termini finanziari, non è più sostenibile in termini economici e neanche in termini organizzativi, aggiungerei. Quindi il primo sforzo dell'agenda digitale della Sardegna è stato quello di cominciare a mettere a fattor comune, diciamo, le piattaforme e i software che quelle piattaforme ospitano. Senza, diciamo, andare a turbare il naturale sviluppo delle piattaforme già esistenti, anche perché rispondono a logiche di competenze e di dominio che solamente le colleghe e i colleghi che lavorano in quell'assessorato possono conoscere, però ci siamo posti il dubbio sulla necessità di creare delle passerelle informatiche, diciamo così, se non una vera e propria integrazione procedurale tra i vari ambienti informatici. Questo per far sì che il cittadino o la ditta fruitrice dei servizi che direttamente come amministrazione o tramite i comuni spesso eroghiamo non vedano nessuna differenza di modalità di accesso e di fruizione. Se ci si collega per una pratica edilizia, ovvero per chiedere un sostegno per uno studente, che paga l'affitto fuori dalla nostra regione, oppure per altre cose, chiaramente. Cerchiamo di omogeneizzare, di omologare quantomeno le modalità di fruizione con cui cittadini e imprese si approcciano ai nostri servizi quando erogati in modalità telematica. Su questo lo sforzo è stato di rivedere quelle che sono le modalità classiche di organizzazione e di disegno delle procedure lavorative all'interno degli uffici, con uno studio importante che è stato fatto in questa direzione generale, avviato prima del mio arrivo, ma di grande validità, quindi l'ho ripreso in mano e portato avanti con grande interesse e con grande motivazione,
che poi sfociato nel progetto SUS, di cui vi parlerà in particolare il collega Giampiero, l'ingegner Mugheddu, e nel quale forse probabilmente molti di voi auspicabilmente sono stati coinvolti nel ridisegno dei procedimenti, in modo che cambino, semplificandosi, nell'essere erogati in modalità telematica. Non proseguo col SUS perché poi ne parlerà Giampiero. Chiaramente questo obiettivo regionale è ambizioso e è nato prima, se vogliamo dirlo, dell'attuazione che è stata portata a livello nazionale con i due documenti di strategia per l'Agenda Digitale Nazionale. Sono due libretti, due documenti che in PDF si trovano in rete, ve li suggerisco, sono del marzo 2015 come formulazione. L'attuazione poi è partita praticamente un anno, 2 anni dopo. Sono la strategia italiana per la banda ultralarga e la strategia per la crescita digitale 2014-2020. Questi due documenti strategici nazionali italiani delineano un quadro comune di sviluppo delle attività su cui vi dico la verità, non è stato semplice raccordarsi, non è semplice farlo, anche perché nel frattempo l'agenda digitale della Sardegna e di altre regioni erano partite. Quindi diciamo che siamo andati avanti rispetto alla formulazione delle linee di tendenza nazionali, però con uno sforzo di relazione da parte in particolare della mia struttura con i livelli nazionali e con le altre regioni, si sta cercando di arrivare a una visione unitaria. Questa è stata raggiunta un anno e mezzo fa circa col piano nazionale per la banda ultralarga, che vede un intervento importante seguito dalla nostra direzione e attualmente ha in corso la progettazione e la realizzazione di banda ultralarga, quindi con collegamenti in fibra ottica fin dove si riesce ad arrivare, in 296 comuni della Sardegna. È stata recentemente approvata un'altra delibera di giunta alla fine dell'anno che estende a tutti i comuni in fallimento di mercato, la possibilità di realizzare una rete pubblica per la banda ultralarga che come amministrazione non possiamo gestire, che il piano nazionale della banda ultralarga prevede con gestione unitaria a cura del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della sua società in-house, che è Infratel. Quindi, domanda, ma ha senso che le pubbliche amministrazioni aumentino la quantità di servizi che sono fruibili in rete dai cittadini e dalle imprese quando la rete non arriva dappertutto, ovvero quando ci arriva ha delle caratteristiche di fruizione insufficienti? La risposta è sì, nel senso che i due processi di digitalizzazione devono andare avanti contemporaneamente. Da un lato la diffusione della banda ultralarga, che non vi nascondo ha delle difficoltà legate all'ottenimento di autorizzazioni da parte di tutti gli organismi che verificano la correttezza amministrativa nei lavori stradali in Italia. Non li cito uno per uno, ma soprattutto chi ci lavora ha già in mente a cosa mi posso riferire. Contemporaneamente, però, dobbiamo avviare un'importante attività di digitalizzazione senza buttare via il patrimonio enorme di competenze che esiste in Sardegna e sono contento di dire esiste anche nella regione Sardegna come entità amministrativa, ma mettendola a fattor comune cercando di ottimizzare appunto spesa e competenze. Questa attività ha avuto una accelerazione particolare con la necessità di nominare, ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, un responsabile per ogni pubblica amministrazione della transizione alla modalità operativa digitale. Questa nomina è stata fatta in tempi abbastanza rapidi, tutto sommato, in Regione Sardegna. Questa responsabilità peculiare è stata affidata alla nostra struttura. E ha fatto sì che ai primi di agosto io abbia dovuto rappresentare la Sardegna nelle audizioni presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa ICT. Se per curiosità avete tempo e voglia, fate una ricerca con un motore di ricerca, scrivete
Scrivete Pellegrino e Coppola, che era il, diciamo, presidente della commissione di inchiesta. Nel frattempo riattivo il monitor. E trovate un'ora e mezza di intervista, definirlo interrogatorio è poco diplomatico, ma forse più aderente alla realtà, di intervista che... In cui ho rappresentato le istanze della Regione Sardegna sulla digitalizzazione. Ed è interessante per vedere come un organismo di controllo coi poteri della magistratura, cioè una commissione parlamentare d'inchiesta, vede l'approcciarsi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali al tema della digitalizzazione. Da ultimo si è aggiunta la necessità di fare tutto ciò nella salvaguardia dei diritti dell'utente in relazione alla privacy dei propri dati, il cosiddetto GDPR, General Data Protection Regulation, che entrerà in vigore il 25 di maggio, su cui come direzione generale abbiamo la responsabilità dell'adozione delle misure tecnologiche di rispondenza della protezione dei dati del cittadino fondamentalmente, ma anche delle imprese. Questo va a contemperare, a controbilanciare le necessità di trasparenza che comunque bisogna garantire. In tutto questo insieme mi preme però, e vado a concludere, sottolineare un aspetto importante. Tutto ciò è impossibile farlo senza la collaborazione delle colleghe e dei colleghi che lavorano in tutta l'amministrazione. E per amministrazione comincio a intendere presidenza e assessorati, ma anche sistema regione, quindi l'insieme degli enti e delle agenzie. È impossibile affrontare, approcciare un impegno, una responsabilità di questo tipo senza lavorare assieme. Il SUS, lo sportello unico di servizi, di cui vi parlerà Giampiero e inizio a introdurre quindi la sua presentazione, è un esempio. È uno dei possibili esempi, ma è la soluzione organizzativa che è stata, dopo lunga ponderazione, adottata presso di noi, Regione Sardegna, che è fondamentale abbia la collaborazione di tutti, collaborazione anche critica, naturalmente, purché proattiva. Detto questo, ritenendo di aver fatto diciamo, un excursus, anche se rapido, su quello che è lo stato, diciamo di relazione della nostra agenda digitale in rapporto all'agenda digitale nazionale, alle due colonne che la costituiscono fondanti, cioè la banda ultralarga e la strategia per la crescita digitale, piuttosto che entrare nel merito di singoli provvedimenti nei quali ognuno di voi, chiaramente, per il proprio ambito ha, immagino, spero, le informazioni più aggiornate, lascio uno spazio per domande. Stimolandole. Parola. Ok, grazie ingegner Pellegrino. Io come al solito sollecito sempre le domande attraverso la chat, soprattutto, poi chiaramente dico sempre che abbiamo il forum della piattaforma a disposizione, qualora venissero in mente domande, insomma, anche a termine del webinar, insomma, possono anche utilizzare il forum anche per fare delle considerazioni. Io non vedo però delle domande in chat, ho dato anche gli indirizzi web che lei, dei documenti che lei ha citato e anche dell'audizione con Coppola. Se vuole ha ancora del tempo a disposizione, vedo che anche Salvatore Marra si è collegato, gli lascio la parola. Scusa Salvatore, scusa, devi attivarti il microfono perché non sentiamo. Sì, scusate, ha una latenza, non so perché ci mette qualche secondo prima di partire. Dicevo che approfitto del fatto che nessuno ha fatto delle domande per farne una io, partendo da un recente incontro che c'è stato presso Agid, al quale Pellegrino ha partecipato insieme a tutti i responsabili della transizione digitale delle regioni.
In realtà le domande sono due. Una è come vede la posizione della Sardegna rispetto alle altre amministrazioni regionali, nel senso che è stata quella anche un'occasione di confronto su come l'amministrazione ha portato un'attenzione al tema dell'innovazione digitale, quali azioni ha avviato, a quale stato di avanzamento ci troviamo. E l'altro è come dire, più relativo all'organizzazione interna, siccome mi sembra che, ed è una cosa interessante, la Regione abbia adottato delle azioni di riorganizzazione della direzione che in qualche modo si specchiano rispetto al piano triennale, mi sembrava utile dare questo elemento importante di come tra amministrazione regionale e AGID, che è un po' il soggetto che deve governare lo sviluppo digitale in Italia, c'è un rapporto quasi di simmetria. Prego Antonello. Intanto sollecito però chi non ha fatto domande a approfittare di questa occasione per chiedere Grazie che Salvatore. semplici chiarimenti. Sul primo tema, diciamo che Regione Sardegna in questo momento, per mio tramite, presiede a livello nazionale il Comitato Permanente per i Sistemi Informativi nel CISIS, che è il Comitato Interregionale per i Sistemi Informatici, Statistici e Geografici. Notazione di colore, i colleghi statistici e geografici invertono l'ordine di presentazione dei tre sottocomitati, ma queste sono scherzi fra tecnici e amministrativi. Presiedendo il Comitato Nazionale, che vede la presenza di tutte le regioni e province autonome, quindi di 20 entità, ho la fortuna di avere una visione generale, complessiva, di quello che è lo stato di attuazione delle agende digitali territoriali di tutte le regioni e province autonome in rapporto a quella nazionale. Devo dire che stiamo recuperando posizioni con grande sforzo, con fatica, ma anche con delle soddisfazioni oggettive. Diciamo che in questo momento ci sono alcune regioni che continuano a guidare l'evoluzione nel senso informatico della pubblica amministrazione, sono le solite, Emilia-Romagna, Trentino, in particolare qualche altra, però Regione Sardegna si difende. Alla fine del 2017, Regione Sardegna era fra le poche regioni che avevano ottenuto l'adesione al criterio del CERT-PA. Il CERT-PA è una cosa un po' da addetti ai lavori ed è di fatto uno strumento che permette di misurare la qualità della protezione informatica dei dati dagli attacchi di tipo informatico della pubblica amministrazione. Alla fine dell'anno ho sottoscritto con valenza esterna nei confronti di AGID l'adesione ai requisiti minimi di sicurezza dettati proprio dall'AGID, dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Sulle attività di giustizia digitale siamo un riferimento a livello nazionale, tant'è vero che recentemente, l'occasione per farle pubblicamente gli auguri, la nostra Valentina Ghiani è diventata la rappresentante di tutte le regioni a livello nazionale presso la Commissione speciale per la parte giustizia digitale. Mattia Spiga rappresenta tutte le regioni nell'ambito del SIOPE Plus, cioè della ricodifica informatica dei codici di bilancio. Questa dichiarazione di fiducia nei confronti nostri e della nostra organizzazione sta a testimoniare il fatto che Regione Sardegna sta facendo effettivamente dei passi avanti oggettivamente misurabili. Concludo questa risposta dicendo che nei termini richiesti da AGID abbiamo completato il questionario per la valutazione preliminare perché regioni e in particolare regioni e città metropolitane diventino poli strategici nazionali, cioè centri di aggregazione di servizio per l'erogazione di servizio non solo a se stessi, quindi regione che eroga un servizio informatico a se stessa per proprio uso e consumo, e non solo verso i cittadini, ma addirittura verso gli enti locali del territorio. Questo richiede una rivoluzione da un punto di vista procedurale e organizzativo. Però devo dire che
Concludendo questa prima parte della risposta, come Regione Sardegna siamo in evoluzione positiva in questo percorso. Stiamo facendo sempre di più e lo stiamo facendo sempre meglio. E questo non perché ce lo diciamo da soli e ci mettiamo la medaglietta, ma perché nelle istanze nazionali abbiamo sempre più credito e sempre più rilevanza. Giusto per dire, nel comitato che gli amici del Formex conoscono bene, UT11, UT2, che raggruppa diciamo gli interventi sull'agenda digitale a livello nazionale, cercando di armonizzare quelli centrali con quelli territoriali, la Sardegna è portata ad esempio di buona pratica nell'integrazione fra le due misure, quindi tra utilizzo del Fondo Sociale Europeo e utilizzo del FESR. Anche questo è un indicatore non banale. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda di Salvatore, in questo momento non abbiamo indicazioni strategiche dall'organo politico per la riorganizzazione complessiva dell'attività della direzione generale, sono state preannunciate, quindi presumo arriveranno, ovviamente non si interrompe la nostra attività quotidiana, nel cui ambito ho varato una micro riorganizzazione interna dei settori, dei due servizi tecnologici, dei quattro della nostra direzione generale, perché si trovino a operare in aderenza al piano triennale ICT nazionale italiano per la pubblica amministrazione. Quindi mappare a livello locale le responsabilità in modo che siano immediatamente riconducibili a quello che è un disegno strategico nazionale che nel momento in cui esiste merita fiducia. Una fiducia sempre critica da buoni sardi, però sulle cose per le quali c'è la possibilità di fare meglio, perché no, naturalmente, non dobbiamo ogni volta reinventare la ruota e guardare con distacco proposte e soluzioni che ci arrivano dall'esterno. Le guardiamo e se utile le adottiamo anche volentieri. Ok, bene, Grazie Salvatore, hai qualche Antonello. altra domanda da rivolgere all'ingegner Pellegrino? No, volevo ringraziarlo per la Beh. risposta e dare la parola a Giampiero Mugheddu. C'erano due domande che, come dire, accompagnano l'intervento di Mugheddu, quindi passiamo alla seconda parte del webinar. Io credo che comunque se nel frattempo vengono in mente delle domande per Pellegrino si possono fare e magari avere una risposta finale. Perfetto, io carico le slide di Mugheddu, dell'ingegner Mugheddu. Prego, Giampiero Mugheddu, può attivare. Buongiorno a tutti, sono Giampiero Mugheddu, sono un funzionario della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e come ha anticipato Antonello, introdurrò un progetto che fa parte dell'agenda digitale della Sardegna e che riprende un po' quelli che sono i concetti che sono stati voluti dalla stessa agenda digitale italiana. Allora, quindi l'intervento, il progetto di cui sono responsabile di procedimento è lo Sportello Unico dei Servizi, che consiste in un progetto che parte da lontano, è partito già dal 2011 con la prima progettazione e l'obiettivo principale del progetto era quello di analizzare e reingegnerizzare un gran numero di procedimenti dell'amministrazione regionale, allo scopo di semplificarli e di trasporli in maniera informatica per erogarli al cittadino come servizi online. Questo era l'obiettivo principale che si era posti e per attuarlo si era deciso allora di operare secondo due fasi. Sono state fatte infatti due gare d'appalto principali, la prima rivolta alla reingegnerizzazione dei procedimenti, e la seconda rivolta alla realizzazione della piattaforma informatica e della informatizzazione di questi procedimenti che sono stati reingegnerizzati nella prima fase. Quindi questa slide riassume quanto ho appena detto, quindi c'è stata una prima fase di reingegnerizzazione, cercando di non solo di semplificare i procedimenti, ma anche di tradurli in un
workflow semplificato e che desse effettivamente un servizio di qualità verso i cittadini o comunque verso i fruitori che poi avrebbero acceduto al sistema, al modello informatizzato. Per erogare questi procedimenti informatizzati, ovviamente serve una piattaforma, serve un portale. Questo portale deve essere integrato con gli altri sistemi informativi dell'amministrazione. Sappiamo tutti che i procedimenti hanno spesso interrelazioni con altri sistemi dell'amministrazione regionale, devono per esempio interrogare delle banche dati, per l'autenticazione si utilizzano degli strumenti che già abbiamo e così via. Quindi il nostro sistema doveva essere naturalmente un'architettura di tipo SOA, Service Oriented Architecture, per facilitare l'interoperabilità con gli altri sistemi dell'amministrazione che già da tempo sono in esercizio. Come anticipato Antonello, diciamo, l'ultimo impulso normativo che ci è stato dato allo sviluppo e alla prosecuzione col SUS è stato il recente decreto legislativo che ha modificato il CAD e introdotto la figura del responsabile della transizione a livello regionale e in qualche misura ha indicato la necessità di trasformare tutti i procedimenti dell'amministrazione pubblica secondo una transizione al digitale. In altre parole, i servizi dell'amministrazione pubblica devono essere erogati anche attraverso il canale telematico. Sotto questo punto di vista, lo sportello unico dei servizi può essere appunto visto come uno strumento per attuare questo dettato normativo. Infatti, può essere visto come un insieme di strumenti, di standard e di tecnologie che servono a informatizzare i procedimenti dell'amministrazione. Avanti. In questa slide riassumo la portata dell'intervento. Come detto Antonello, questo intervento non riusciamo a farlo da soli. Abbiamo necessità del coinvolgimento di tutta l'amministrazione. Ha una portata molto ampia perché i procedimenti su cui stiamo andando a lavorare, ovvero che abbiamo reingegnerizzato prima e stiamo informatizzando ora, interessano moltissime direzioni generali e ugualmente tanti assessorati. Conseguentemente, essendo i responsabili di dominio esterni alla nostra direzione generale, abbiamo bisogno di un loro grosso contributo e di un loro coinvolgimento continuo. Devo dire la verità, in molti casi questo coinvolgimento c'è perché hanno loro stesso interesse a informatizzare questi procedimenti, in altri casi dobbiamo inseguire le strutture per cercare di realizzare insieme a loro i modelli informatizzati dei loro procedimenti. Abbiamo anche proprio consci della portata dell'intervento e dell'importanza dell'intervento per tutta l'amministrazione, abbiamo anche costituito una cabina di regia. Questa cabina di regia raccoglie competenze un po' da tutta l'amministrazione regionale e l'idea è quella di condividere con loro le scelte strategiche del progetto per poi facilitarne l'attuazione nel momento in cui dobbiamo calarle nelle strutture stesse. Abbiamo fatto una decina di incontri della cabina di regia e comunque ci sono colleghi e funzionari che appartengono alle diverse direzioni generali coinvolte nel progetto. Scusate, prima non l'ho detto, ma questo intervento che farò io l'ho pensato in due parti principali. La prima parte dove descrivo il progetto e la seconda parte dove descrivo lo stato di attuazione del progetto, perché infatti il progetto è in uno stato avanzato di attuazione e già oggi è pubblicato online e ci sono i primi servizi informatizzati disponibili per l'utente finale. Ritorno un attimino indietro, vi ho detto che era stato pensato in due fasi, anzi addirittura in tre fasi, però la prima fase era di piccola entità, si trattava di un affidamento a CertEnity per individuare e diciamo la banca dati principale dei procedimenti su cui intervenire con la successiva fase di reingegnerizzazione, per la quale è stata fatta una gara che si è conclusa nel 2013, e l'attuale fase di realizzazione dello sportello unico e di informatizzazione dei procedimenti che è in corso di realizzazione ed è affidato ad un RTI con azienda mandataria, la società Engineering. Questa seconda fase, che è quella in corso di attuazione, si dovrebbe concludere a metà dell'anno prossimo.
I servizi, il sistema, come ho detto prima, è già in erogazione attraverso il CSR regionale e sono già fruibili i primi procedimenti informatizzati. Questa slide brevissimamente riassumo quella che era stata fatta, quella che era, le attività che erano state fatte allorché è stata fatta l'analisi e la reingegnerizzazione dei procedimenti. Ovviamente un procedimento non può essere preso e trasposto al digitale senza prima intervenire dal punto di vista procedurale, dal punto di vista del workflow, eccetera. Devono essere fatte delle operazioni di semplificazione e appunto di reingegnerizzazione per renderlo trasponibile a livello digitale. Questa attività è stata fatta su un gruppo iniziale di 250 procedimenti. I quali avevano la caratteristica di essere finalizzati all'erogazione di un servizio per l'utente finale. Quindi questa è stata la base dati, la banca dati dei procedimenti su cui si è intervenuti e alla fine i procedimenti che sono risultati candidati all'informatizzazione in questa prima fase si sono ridotti a 134. È stata fatta naturalmente un'attività di omogeneizzazione, di standardizzazione, di unificazione di procedimenti per semplificare tutta l'attività. La fase 2 dell'intervento è l'intervento attuale, come vi ho detto, e principalmente andremo a realizzare un nuovo portale dedicato alla pubblicazione e all'erogazione dei servizi offerti dalla Regione, ovvero il risultato dell'informatizzazione di quei procedimenti che inizialmente erano previsti in 134. Vedremo come questo numero è variato a seguito di numerosi mutamenti organizzativi e normativi che nel frattempo sono intervenuti. Questo portale ovviamente è di tipo responsive, è fruibile attraverso qualsiasi browser, è conforme allo standard dettato dall'Agid e quindi utilizza i criteri del material design. Devono essere erogati e sottolineo la parola devono, anche se poi è difficile farlo, servizi online di qualità, ovvero servizi che siano effettivamente rivolti al cittadino, ovvero che siano usabili e semplici, chiari e completi. Poi vedremo, c'è una slide proprio che riassume quali dovrebbero essere i principali requisiti per avere un servizio online di qualità. Tutta la soluzione che abbiamo realizzato si basa su componenti di tipo enterprise, ovvero dei moduli software che possono scalare facilmente per supportare un maggior carico di utenti o di procedure erogate online. È fondamentale per garantire la continuità del servizio anche all'ipotetica crescita esponenziale degli utenti del sistema. Ovviamente abbiamo detto una piattaforma SOA che deve essere integrata con gli altri sistemi dell'amministrazione pubblica. In questo caso ne ho citato qualcuno, per il quale abbiamo già raggiunto l'integrazione, come per esempio il SIBAR, la firma digitale remota, la conservazione a norma, ma anche su questa avremo una slide dedicata. E infine, proprio per riprendere anche i pilastri dettati dall'Agid sia nel piano triennale che nell'agenda digitale italiana, è stato integrato con lo SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, e il nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Il primo, per chi non lo sapesse, serve a autenticare gli utenti ed è riconosciuto su scala nazionale, vale a dire che un utente che utilizza SPID può accedere ai servizi dell'amministrazione regionale sarda, come può accedere ai servizi di qualsiasi altra amministrazione pubblica, a patto che l'altra amministrazione pubblica ovviamente abbia aderito anche lei a SPID. Il nodo dei pagamenti SPC per i procedimenti che prevedono dei pagamenti consente di fare i pagamenti online. Abbiamo detto prima che deve essere il portale di esposizione dei servizi deve essere di tipo ovviamente responsive, ovvero deve essere fruibile da qualsiasi dispositivo informatico, siano esso dei computer, dei tablet o dei cellulari. Deve funzionare con qualsiasi tipo di browser perché gli utenti devono poter accedere ai servizi online, perché il core
L'oggetto principale del progetto è proprio l'erogazione di servizi. Questi servizi devono poter essere acceduti da qualsiasi parte si trovi l'utente e con qualsiasi dispositivo esso abbia. Un piccolo accenno cosa si intende per servizi online. I servizi online possono essere informatizzati a vari livelli. Qui ho riassunto i tre principali. Se noi pubblichiamo solo le informazioni su quel procedimento, quindi una scheda informativa che dice che la Regione Sardegna, per esempio, gestisce un procedimento di un certo tipo, allora quel servizio è erogato a livello 1, cioè un servizio di tipo informativo. Viceversa, se per esempio raccogliamo anche abbiamo la possibilità di mettiamo a disposizione dei semplici form per raccogliere le domande degli utenti, le istanze degli utenti, allora si può parlare di un servizio online di livello 2, quindi un'interazione a una via. A livello 4 sono quelli più evoluti in cui viene gestita l'intera transazione in maniera telematica. L'obiettivo del SUS è proprio quello di gestire i procedimenti informatizzati a livello transattivo, quindi viene gestito sia il front office con la possibilità per gli utenti di presentare le istanze e di visualizzarne soprattutto il loro stato di attuazione, chi ce l'ha in carico, dialogare con l'amministrazione attraverso strumenti per sopperire la mancanza di uno sportello fisico e soprattutto anche per gestire il back office, ovvero gli uffici che devono istruire la pratica relativa a quella domanda hanno la possibilità di utilizzare delle funzionalità che vengono offerte dallo sportello. I beneficiari chi sono? Tra i beneficiari dei procedimenti che stiamo informatizzando rientrano cittadini, enti, associazioni e altri comuni e in maniera residuale anche imprenditori. Come ha ricordato Antonello, per le attività produttive lo sportello principale è e rimane il SUAP per l'avvio dell'attività di impresa. Nel nostro caso abbiamo alcuni procedimenti rivolti comunque agli imprenditori che possono essere attivati attraverso lo sportello unico. Quindi, prima ho detto servizi online di qualità e ho anticipato che ci sarebbe stata una slide dedicata. Questo è un punto su cui non è semplice riuscire a raggiungere l'obiettivo. Spesso perché le strutture con cui andiamo a fare l'analisi e con cui andiamo a disegnare i requisiti che deve avere il servizio informatizzato sono spesso molto legate alla prassi che hanno seguito per gestire le istruttorie. Quindi non è facile e cogliere l'opportunità per semplificare il procedimento, per esempio per ridurre la quantità dei campi del form. Insomma, non, vi assicuro che non è semplice riuscire a fare un servizio online di qualità. E per servizio online di qualità cosa intendiamo? Un servizio che deve essere usabile, cioè l'utente deve trovare rapidamente quali sono le informazioni di cui ha bisogno e deve capire velocemente quali sono le informazioni che gli sono richieste per completare la propria istanza. Quindi i contenuti devono essere chiari. Le informazioni, se già in possesso dell'amministrazione regionale, ovviamente non devono essere nuovamente richieste al cittadino. E qui rientra il discorso nuovamente dell'integrazione con i sistemi informativi esistenti. Banalissimo, se noi abbiamo già autenticato l'utente con altri sistemi, è ovvio che le credenziali di quell'utente, tipo e le informazioni sulla residenza dell'utente, non devono essere chieste nuovamente, ma devono essere recuperati da quel primo sistema informativo. Come detto in prima, dobbiamo raggiungere un livello di informatizzazione almeno a livello 4, cioè transattivo, ovvero deve essere al 100% digitale. Dalla presentazione dell'istanza all'erogazione del provvedimento finale deve avvenire tutto quanto attraverso piattaforma elettronica. Il concetto di once only l'ho già detto prima, se le informazioni sono già in possesso dell'amministrazione non devono essere nuovamente richieste all'amministrazione. Ovviamente un sistema telematico consente di migliorare la trasparenza. Il cittadino o l'utente in generale può sapere in qualsiasi momento lo stato in cui si trova la sua pratica e soprattutto può capire chi ha la sua pratica in lavorazione in quel momento, avviando anche dei canali telematici per entrare direttamente in contatto con l'istruttore che in quel momento ha la pratica. Questa è una funzionalità che noi abbiamo messo a disposizione dentro lo sportello unico. Ovviamente la struttura, anche in funzione delle sue capacità organizzative, è libera di attivarla oppure no.
Ci sono strumenti come la chat online oppure la possibilità di richiedere degli appuntamenti. Andiamo avanti. Quali sono i componenti principali dello sportello unico dei servizi? Abbiamo detto che abbiamo un portale attraverso cui deve essere facile ricercare e trovare i servizi che sono oggetto di interesse da parte degli utenti esterni all'amministrazione regionale. I procedimenti, come sappiamo, sono una sequenza di azioni e di attività in capo a più utenti che hanno diversi ruoli tra loro. Per gestire i flussi procedurali dei processi lavorativi, in ambito informatico vengono utilizzati i Business Process Management System, che sono degli strumenti specializzati nella gestione del flusso procedurale, cioè consentono, come detto prima, di scalare rapidamente per gestire procedimenti di complessità crescente con numerosità di utenti elevata. Il sistema, il SUS, al suo interno comprende un componente specializzato per la gestione dei flussi procedurali. Questi flussi procedurali sono rapidamente disegnati e progettati utilizzando uno strumento grafico. Quindi chi deve sviluppare il procedimento informatizzato ha a disposizione uno strumento per rapidamente disegnare questo modello informatizzato e verificarne anche il corretto funzionamento, quindi facendo delle simulazioni e delle prove di carico. È integrato nel portale uno strumento CRM che serve proprio per gestire le richieste di supporto e di assistenza da parte dell'utente finale. Questo strumento consente di canalizzare le richieste direttamente verso i funzionari che lavorano sulla pratica oppure gestirle a livello più alto, a livello di assistenza sullo sportello unico e sull'infrastruttura. Ovviamente c'è un sistema per la gestione delle comunicazioni e delle notifiche. Le notifiche possono essere configurate per essere ricevute via email oppure direttamente via sistema. Mi spiego meglio. Gli utenti che presentano un'istanza attraverso lo sportello unico, ovviamente hanno necessità di capire se quell'istanza è andata avanti, se è stata accolta, se hanno per esempio ottenuto un particolare contributo. Attraverso questo modulo per la gestione delle comunicazioni, ogni passaggio di stato del procedimento viene notificato all'utente finale, che può collegarsi al sistema per capire che cosa è successo sul tuo procedimento. Quindi in ogni momento può avere contezza dello stato dell'istanza che ha presentato attraverso il sistema. E infine, a scopi interni, per capire come sta evolvendo la situazione, in quali settori intervenire, c'è uno strumento per il monitoraggio dei cosiddetti KPI, cioè i parametri chiave che consentono di capire come sta funzionando il sistema e in particolare il procedimento. Continuo. Ecco, in questa slide, non so se riuscite a vederla abbastanza bene, c'è uno screenshot del portale. Ho evidenziato gli strumenti che ci sono per la ricerca del procedimento barra servizio di proprio interesse per l'utente. Sono strumenti semplici che, nella nostra idea, devono consentire di individuare veramente in pochi passi quelli che sono i procedimenti che possono interessare all'utente finale. Vi ho detto che il portale è già online ed è raggiungibile all'indirizzo sus.regione.sardegna.it, ve l'ho scritto nell'area messaggi. Comunque, vedete che sono categorizzati per varie possibilità di ricerca, come per esempio la categoria, i profili, ovvero a chi sono destinati, i temi, ambiente e così via. Ci sono i servizi in evidenza. Si possono aggiungere tra i preferiti, eccetera.
Abbiamo parlato prima del motore di gestione dei processi, non mi soffermerei più a lungo. Comunque, qui sappiate che c'è proprio uno strumento che consente di disegnare i procedimenti all'amministrazione, associare ad ogni passo del workflow una determinata attività e un determinato utente che deve eseguire quelle attività. Funzionano secondo una notazione standard, i flussi procedurali sono facilmente esportabili per essere utilizzati in altri ambienti e così via. È un componente molto importante che è proprio alla base dell'informatizzazione di tutti i procedimenti. In quest'altro screenshot vediamo un esempio della scrivania che ogni utente vede. Nella scrivania, ovviamente per questioni di spazio non ho potuto far vedere tutti i componenti che ci sono, però in primo piano ci sono le istanze, dei le istanze che sono state presentate dall'utente o le istanze che l'istruttore, quindi il lato back office, devono essere lavorate perché competenti a quel servizio. Per ognuna di queste istanze si può vedere il numero di pratica, chi l'ha presentata, quando è stata presentata, ci sono le funzionalità per avviare la chat, per vedere le notifiche e così via. Se tu clicchi sulla pratica, ovviamente si ha un esploso della pratica. Sto leggendo una domanda, magari le leggo dopo le domande, se siete Sì, d'accordo. Giampiero, possiamo fare così, possiamo rispondere alle eventuali domande che ci arrivano dalla chat anche al termine del collegamento, insomma al termine della tua presentazione. Io le riprendo e te le segnalo anche nella parte riservata in modo da prenderne nota, però non vorrei che questo ti distraesse, insomma. Sì, esatto, io adesso le ho viste adesso, non le stavo guardando in effetti, ero un po' preso dalla presentazione. Se siete d'accordo, leggerò le domande e cercherò di rispondere alla fine presentazione. Sì, certo, va Va bene, benissimo, va un benissimo, andiamo. altro. Va benissimo, perfetto. Sempre nell'ottica di garantire la massima trasparenza verso l'utente e rendere noto qual è lo stato della sua procedura, l'utente, cliccando sull'istanza che ha presentato, può aprire una finestra come quella mostrata in questo screenshot, dove vede lo stato di avanzamento della sua pratica, chi l'ha in gestione e quanto tempo è passato dalla presentazione e così via. Quindi c'è un grosso passo avanti in termini di trasparenza e di informazione verso l'utente che i sistemi tradizionali ovviamente non riuscivano a fornire. Un altro strumento che fa parte del sportello unico dei servizi è il cosiddetto gestore della conoscenza relativa a quel particolare procedimento. Ovviamente un procedimento non ha informazioni che riguardano solamente la sua parte descrittiva, ma c'è una collezione di informazioni che sono per esempio le norme che specificano come il procedimento deve funzionare, ci sono per esempio una collezione di FAQ messe a disposizione degli utenti per rispondere a situazioni che si sono già verificate in passato. All'interno dello sportello unico, appunto, abbiamo creato un database che serve a raccogliere e categorizzare tutta l'informazione sul procedimento. Questa informazione può essere acceduta in funzione del ruolo detenuto dall'utente per rispondere alle esigenze dei vari utenti dello sportello unico. In questo caso, la soluzione è basata su un documentale molto noto, che anche in questo caso è di tipo enterprise, quindi facilmente scalabile. È resistente, è resiliente, come si dice in termini informatici, che è Alfresco Enterprise. Per quanto riguarda la soluzione di Customer Relationship Management, è utilizzata la soluzione BootTiger, una soluzione open source. Qui più in dettaglio sono mostrate le varie possibilità attraverso cui lo sportello unico può dare supporto agli utenti, ovvero si può, insomma, gestire degli appuntamenti, c'è un'agenda, c'è una componente analitica di monitoraggio dei procedimenti, è integrato con i principali canali social come Facebook o Twitter e via dicendo.
Ecco, questo è un esempio. Ovviamente qui ci sono ancora poche informazioni di quelle che sono le informazioni a corredo del procedimento. Ci sono le informazioni banali, tipo che cos'è il procedimento, chi può partecipare, a chi è rivolto, però poi nella parte destra dello screenshot sono visibili le informazioni un po' più di dettaglio. Qui ce ne sono poche, però ci potrebbero essere informazioni su, per esempio, come vi ho detto prima, sulle FAQ, oppure relazioni di dettaglio e così via, e sono utilizzabili in funzione del ruolo con cui si accede allo strumento. Va bene, entriamo un po' più nel merito di quello che è l'oggetto del progetto e quali sono i procedimenti che si stanno informatizzando. Vi ho anticipato prima che inizialmente i procedimenti da informatizzare inseriti nel capitolato erano 134. Purtroppo, dal momento di completamento dell'operazione di reingegnerizzazione all'avvio effettivo dell'attività di informatizzazione sono passati diversi anni. Quindi sono intervenuti importanti mutamenti organizzativi, normativi, si sono avvicendate dirigenti, sono stati realizzati nuovi sistemi informativi, eccetera. Quindi la situazione sui procedimenti a informatizzare è mutata. Oggi di 134 iniziali ne abbiamo dovuto tralasciare diversi e se ne sono aggiunti degli altri. Allo stato attuale abbiamo 77 procedimenti in corso di informatizzazione, di cui 15 sono nuovi, e abbiamo ancora spazio per accogliere altre richieste dall'amministrazione. Per cui, lo dico pubblicamente, se qualcuna delle strutture che rappresentate dovessero avere delle esigenze di informatizzazione e hanno interesse a informatizzarle attraverso lo sportello unico, possono mandare una richiesta al nostro direttore generale e valutiamo se ci sono gli elementi per procedere. Questa tabella riassume la distribuzione dei procedimenti tra le varie direzioni generali. Come vedete, ci sono gran parte delle direzioni generali della regione incluse nel progetto, mentre sono ancora poco coinvolte le agenzie e gli enti del sistema regione. Comunque, lo strumento si pone a servizio del sistema regione nella sua interezza, quindi sono valutabili anche richieste di informatizzazione che pervengono da strutture diverse dalle direzioni generali. Andiamo avanti. Come procediamo quando informatizziamo i procedimenti? Ovviamente i requisiti di un procedimento ce li deve dire, di come deve essere informatizzato il procedimento ce la deve dire la struttura. Quindi andiamo e facciamo degli incontri presso le strutture che ci aiutano a definire nel dettaglio quello che è il flusso procedurale, quelli che sono i format a corredo della presentazione delle istanze, quelle che sono le funzionalità desiderate lato back office. A partire da queste esigenze raccolte insieme alla struttura competente sul procedimento, costruiamo dei prototipi. Questi prototipi sono dei modelli informatizzati base che vengono presentati in ambiente di staging alle strutture che possono dettagliare meglio i loro requisiti, in maniera tale che le specifiche e i requisiti si arricchiscono man mano con gli effettivi riscontri raccolti con la presentazione del prototipo. Questo ovviamente è un ciclo iterativo incrementale che può durare anche diverse, po possono essere presentati anche diversi prototipi fino al raggiungimento del prototipo maturo che soddisfa tutte le esigenze dell'utente. A quel punto si esce dal ciclo, si fa l'accettazione finale con la struttura committente e si può procedere col rilascio del servizio in produzione. L'ho semplificato, ma questa attività può durare diversi mesi, dipende dalla complessità del procedimento. Riassume in forma testuale quello che vi ho appena fatto vedere nella slide finale, quindi la salterei. Il cronoprogramma dei lavori. Vi ho detto che l'intervento, stante una rimodulazione che dobbiamo approvare entro breve, dovrebbe concludersi a metà del 2019.
L'informatizzazione di tutti i procedimenti dovrebbe concludersi quest'anno, salvo residui e salvo nuove richieste di informatizzazione che arriveranno nel frattempo. La piattaforma già oggi è stata realizzata ed è in erogazione presso il CSR, una piattaforma virtualizzata e consente di accedere già al portale di erogazione dei servizi. È una piattaforma in evoluzione. Stiamo intervenendo quotidianamente per migliorarlo e per aggiungere le funzionalità che ancora non sono state implementate, però c'è già un sistema in produzione che è già accessibile sia agli utenti dell'amministrazione, quindi agli utenti di back office, che agli utenti finali. È già partito anche il servizio di assistenza gestione help desk, quindi per quei procedimenti informatizzati. C'è un servizio che risponde dalle 9 alle 18, dove è possibile segnalare malfunzionamenti e richiedere assistenza per gestire il proprio procedimento informatizzato. Questo è importantissimo. Molte strutture, ovviamente, c'è la classica resistenza al cambiamento e hanno paura di passare dal modello analogico al modello digitale. Una delle paure è proprio quella che non hanno competenze informatiche, o meglio, non hanno competenze specifiche informatiche e hanno paura di non riuscire a gestire il nuovo modello informatizzato. Sapere che c'è una struttura che fornisce assistenza e risponde a tutte le tue domande e interviene soprattutto in presenza di malfunzionamenti può aiutare molto la struttura nel passaggio dall'analogico al digitale. Proseguendo sullo stato di avanzamento lavori, in questa slide riassumo velocemente quello che è stato fatto. È stata realizzata la piattaforma virtualizzata. Ho detto che il SUS è formato da tre ambienti principali. C'è un ambiente di sviluppo, un ambiente di stage dove facciamo le prove e un ambiente di produzione che è quello pubblicato su internet e che può essere acceduto da tutti. Tutte queste tre ambienti sono virtualizzati in ambiente VMware, sono erogati dal CSR e secondo quella logica che spiegava prima Antonello nella sua introduzione sull'agenda digitale, sono messi a fattore comune. Cosa vuol dire? Se il SUS ha necessità di scalare rapidamente in termini di risorse hardware computazionali, può essere fatto rapidamente perché va a prendere da un bacino virtualizzato che diciamo, è a disposizione di tutti i sistemi informativi. Viceversa, se si vede che le risorse che dedicate per il SUS sono eccessive, possono essere ridotte. Per questo si interviene in via software e quindi non bisogna andare a installare o aggiungere dischi o cose di questo tipo. Quindi è erogato nella cosiddetta logica cloud. È stata fatta la progettazione con la Milestone M-Prog, è stata completata la progettazione esecutiva dello sportello che ha portato all'avvio in produzione dello sportello unico, che è accaduta nel mese di ottobre 2018. All'inizio sono stati pubblicati solamente i procedimenti a livello informativo. E adesso a poco stiamo informatizzando gli altri procedimenti. Stiamo informatizzando i procedimenti. Sono state avviate una serie di integrazioni, degne di nota c'è l'integrazione col SIBAR. Tutte le istanze presentate attraverso lo sportello unico sono automaticamente protocollate nel sistema di protocollo della regione. È stato integrato il vecchio DB procedimenti che consentiva di vedere l'elenco dei procedimenti dell'amministrazione regionale che era accessibile attraverso il portale istituzionale. La firma digitale remota è integrato con il Digital Buras per quei procedimenti che vogliono pubblicare sul Buras l'esito della procedura. Come ho detto prima, sono in corso di completamento le integrazioni con SPID e PagoPA e soprattutto stiamo avviando. Ok, vedo che devo un po' velocizzare. Stiamo avviando le integrazioni con gli altri sistemi informativi della regione. Vado avanti. Il quadro dei procedimenti che stiamo informatizzando. Al 31 dicembre 2012 abbiamo informatizzato il primo nucleo di procedimenti che sono stati rilasciati in produzione. Tra questi ci sono procedimenti a singola istanza e procedimenti
classificati come registri, cioè con funzionalità più complesse per la gestione CRUD di tutti, c'è proprio un database dietro che può essere gestito anche dalla banca dati. Vado più avanti, questi sono gli altri procedimenti che andremo a informatizzare al raggiungimento della seconda milestone entro giugno 2018. In questa slide sono riassunte le integrazioni, quelle in verde sono completate, quelle in giallo sono in corso di realizzazione. Siamo più indietro per quanto riguarda l'integrazione con gli altri sistemi informativi, però abbiamo già avviato delle interlocuzioni con i responsabili dei sistemi informativi che trovate in questa slide. È molto più lungo, l'integrazione tra sistemi ovviamente ci vuole, oltre alla volontà tecnologica, oltre alla possibilità tecnologica, ovviamente ci vuole la volontà organizzativa e la disponibilità concomitante di risorse per entrambi i sistemi informativi. Infine, ovviamente ci sarà un importante intervento di gestione del cambiamento e previsto un importante piano di formazione che si avvierà nelle prossime settimane. Io alla fine sono andato un po' veloce per concludere, diciamo che ho concluso. Questa era l'ultima slide, quindi vi ringrazio per l'attenzione e lascio spazio alle domande. Perfetto, grazie ingegner Mugheddu, siamo abbastanza nei tempi che ci eravamo dati inizialmente, anzi avanzano circa 15 minuti, per cui io approfitterei di questi minuti per rivolgerle le domande che ci sono state nella chat, in particolare un partecipante ha chiesto se sulla falsariga di ciò che sta succedendo anche per il swap, prima che il sus parte, è necessario formare tutti gli operatori dotandoli di idonee attrezzature informatiche al passo con i tempi e con i sistemi gestionali. E poi ha aggiunto anche se è necessario prevedere con cadenza almeno quadrimestrale dei seminari per verificarne la corretta gestione. Allora, rispondo io, giusto? Scusami, Mari, mi sono persa la prima domanda perché stavo leggendo la chat riservata dove c'erano le altre domande. La seconda l'ho Sì, sentita. direi che può rispondere, scusi, direi che può rispondere lei, poi chiaramente io ridarei la parola anche all'ingegner Pellegrino per fare delle integrazioni. Mi puoi ricordare la prima domanda? Perché mi puoi ripetere la prima domanda? Certo, la prima domanda chiedeva se era necessario formare tutti gli operatori, così come è stato fatto anche per il swap, dotandoli di idonee attrezzature informatiche al passo coi tempi e coi sistemi gestionali. Allora, formare tutti gli operatori ovviamente sì, noi andiamo a formare ovviamente gli operatori di back office, ovvero i colleghi regionali che vanno a gestire lato back office, il procedimento informatizzato. Per quanto riguarda la formazione agli utenti finali, riteniamo non sia necessario perché gli strumenti proprio nella nostra iniziativa devono essere, nella nostra idea, devono essere semplici e facili da utilizzare. Sono degli strumenti informatici, quindi ci sono dei form da compilare online. Per ognuno di questi procedimenti informatizzati è vero che abbiamo realizzato dei manuali utente che sono scaricabili da quella sezione dove sono contenute tutte le informazioni dei procedimenti. Quindi, lato utente finale, tendiamo a fare delle soluzioni semplici e utilizzabili che non richiedono particolare formazione, anche perché non potremmo intervenire con degli interventi formativi su tutta la potenziale platea degli utilizzatori del sistema. E poi sono stati realizzati dei manuali semplici con screenshot del sistema che consentono di utilizzare la piattaforma. Ovviamente abbiamo introdotto dei canali per dialogare direttamente con i funzionari che gestiscono l'istruttoria per consentire agli utenti finali di sentire direttamente loro in caso di problemi. Cosa diversa è il lato back office, dove sono previste delle importanti attività di formazione, dove è disponibile il servizio di assistenza help desk a cui si possono rivolgere in orario d'ufficio per ottenere tutta l'assistenza di cui necessitano. Spero di aver risposto alla domanda. Sul secondo punto, i seminari. Lì dobbiamo avviare, anche lì il dottor Pellegrino me l'ha
già ricordato, dobbiamo iniziare a fare un po' di campagna di comunicazione sul sistema, organizzando dei seminari, dei workshop o cose di altro tipo. Stiamo aspettando di avere una massa critica un po' più consistente, quindi oggi abbiamo solo 10 procedimenti per fare degli incontri anche sul territorio. Sono in pianificazione anche queste attività. Perfetto, Gian Piero, mi sembra che sia stata una risposta abbastanza esaustiva. E non ci sono altre domande sulla chat, quindi approfitterei di questo tempo che ci rimane per dare la parola nuovamente anche al dottor Pellegrino, così può magari se vuole anche lui rispondere a queste domande e integrare anche con infrastrutture. Sì, grazie, giusto un chiarimento. Si capiva già dall'articolata esposizione di Gian Piero, che ringrazio, ma comunque esplicitiamolo, al sistema SUS si accede con un browser, quindi con modalità web. Non c'è bisogno di particolari dotazioni, è pensato perché vi si possa accedere anche tramite smartphone, tramite tablet, quindi non c'è bisogno di chissà quali dotazioni. Chiaramente per la parte back office basta un comune PC da ufficio con la possibilità di accedere a internet e comunque alla procedura, che è una procedura, ripeto, di tipo web. E sulla formazione ha già risposto esaurientemente, più che esaurientemente, Gian Piero. Visto che c'è qualche minuto di tempo, integro con l'approfondimento di alcuni concetti che per brevità prima ho semplicemente accennato senza approfondire più di tanto. E sono quelli del rapporto fra l'agenda digitale sarda e l'agenda digitale nazionale, in particolare sull'aspetto infrastrutturale, e nella particolarità delle infrastrutture digitali materiali e immateriali. Per infrastrutture digitali materiali intendiamo ciò che è fisico, quindi data center, quindi reti, il nuovo CED, come si diceva un tempo, data center, come preferiamo forse in maniera troppo anglofila definirlo oggi, che è in corso di realizzazione, sulla cui sicurezza a un livello già su scala di standard nazionale, di cui ho parlato prima e su cui sta lavorando il collega Simone Cugia, diciamo, sia una precisa rispondenza rispetto alle caratteristiche di classificazione di AGID, che prevedono quattro livelli di data center. Noi siamo in corso di realizzazione per raggiungere un livello 3 abbondante. Per intenderci, il quarto livello è quello dei data center di società internazionali, multinazionali come Google, Amazon e cose del genere. Quello è il livello 4. Noi ci stiamo andando a posizionare su una situazione di data center intermedia fra il livello 3 e il livello 4, quindi ritenuta da Agid molto soddisfacente, esauriente per le necessità di una pubblica amministrazione. Significa anche avere reti che colleghino al sistema regione e alle autonomie locali e significa avere un sistema di sicurezza adeguato. Per quanto riguarda invece le infrastrutture immateriali, che sono un po' una novità dell'ultima programmazione nazionale, posso fare alcuni esempi giusto per dare maggiore chiarezza. Ho citato nella prima parte del mio intervento l'identity management, cioè la possibilità di caratterizzare con un account, quindi tipicamente con un nome utente e una password, un cittadino che accede a un servizio per via telematica. Esiste da 2 anni e nell'ultimo anno ha avuto particolare accelerazione il nuovo sistema SPID, sistema pubblico di identità digitale, che a livello nazionale ha un grande impulso perché diventi il modo unico con cui il cittadino si presenta alla pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni, dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, alle articolazioni regionali, alle articolazioni comunali. Recentemente la città metropolitana e il Comune di Cagliari hanno presentato l'apertura di loro servizi alla modalità SPID. Noi già dall'anno scorso come regione abbiamo
presentato i nostri sistemi come SPID nativi, SUS per esempio di cui stiamo parlando è SPID nativo, è in corso un piano di migrazione alla modalità di accesso e accreditamento tramite SPID su cui è ingaggiata la nostra società in-house Sardegna IT che prevede il completamento dell'affiancamento con SPID a tutti i sistemi attualmente in uso per l'accesso telematico a Regione Sardegna entro quest'anno, entro il 2018, e cercheremo di accelerarlo il più possibile. Chiaramente SPID è una infrastruttura digitale, ma è immateriale perché si tratta di un insieme di regole e di procedure che vengono definite a livello nazionale da AGID, così come PagoPA, che è un'altra modalità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in questo caso per pagare un qualcosa dal privato cittadino o dall'impresa verso la pubblica amministrazione e altre, l'anagrafe nazionale unica della popolazione residente, che non può che essere un progetto nazionale, però con necessità di interazioni locali. Per, diciamo, avere una immediata rispondenza della Regione Sardegna a queste istanze che nascono giustamente come devono nascere dal livello centrale, quindi su scala nazionale, abbiamo articolato una nostra funzione organizzativa con un nuovo settore che è coordinato da Gualtiero Asunis, che è appunto quello delle infrastrutture digitali immateriali che va ad affiancarsi a quello di Simone relativo alle infrastrutture digitali materiali. Poi ci sarebbe ancora da approfondire, chiaramente. Leggo l'invito di Chiara Urru che saluto, diciamo, a voler fornire del materiale per far capire alla dirigenza di cosa si tratta. Ha perfettamente ragione, oltre al materiale di questo prezioso webinar, naturalmente ci sono già delle linee guida che sono indirizzate proprio alla dirigenza e poi loro devono vederla assieme con gli uffici e darci anche un feedback, naturalmente, un riscontro che spesso purtroppo non riceviamo, ahi noi, e quindi continuiamo a procedere in maniera autocefala e questo non è un bene, chiaramente. A questo affiancheremo una serie di interventi di informazione, oltre che di formazione. Ne approfitto giusto per citare quello del 1º marzo, in cui si parlerà di GDPR, cioè di tutela del dato, saranno invitate tutte le direzioni generali, naturalmente, dell'amministrazione regionale, del sistema regione, e si svolgerà nella mattina del 1º marzo presso la sala anfiteatro. Quella sarà un'occasione per, diciamo, parlare della digitalizzazione della regione in termini di rispetto del diritto alla sicurezza del dato, che è un concetto leggermente diverso e più ampio rispetto a quello della privacy che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Diciamo che con questo completamento io ritengo di aver chiuso la mia parte di intervento. Se ci sono delle domande nuove, anche stimolate da questi ulteriori approfondimenti, naturalmente siamo qui per rispondere.